stadio Zaccheria. E che facevi? Come ogni domenica, chiaramente quando il Foggia giocava in casa, ero presente anche con, ti ho raccontato, con mio zio Vito, il fratello di mio papà. C'era grande attesa perché il match era molto molto importante, Foggia-Inter, la grande Inter. Non c'era preoccupazione perché il risultato era quasi scontato. Certo. In casa pugliese, qual era il clima? Ma di grande attesa, ma anche di grande serenità. Come sempre, il Foggia aveva lavorato con attenzione bene durante la settimana. L'Inter era conosciutissima anche a livello televisivo, quindi anche i ragazzi conoscevano un po' gli avversari e quindi c'era voglia di andare in campo e giocarsela. Avevamo l'edicola con mio zio Proprio di di fronte fronte, all'hotel sì, Sanzi, dove quindi stava la postazione postazione, strategica. dove chiaramente, ovviamente, venivano tutti i giocatori a ritirare i quotidiani sportivi per lo più, no? Per lo più. Per cui io li vedevo tutti e non solo vedevo, c'era questo andirivieni, quindi conoscevo questi giocatori, per me Gli ragazzino era autografi. qualcosa di esaltante, avere autografi da questi, era una cosa bellissima. Poi vedere tutte le domeniche, no? Perché noi giocavamo il Foggia in casa, c'era sempre il colazzo di ragazzi, giovani, ragazzi, ragazzini, che aspettavano fuori all'Hotel Sarti l'uscita di questi calciatori che andavano a comprare il giornale o facevano la passeggiata allungandosi fino alla villa comunale volte, no? Aspettavano tutti i giocatori per farsi rilasciare gli autori. È stato romanzato più volte, raccontato l'episodio della visita dell'Inter a San Giovanni Rotondo da Padre Pio. Ognuno la colora, l'arricchisce di particolari. Tu che cosa ne sai? La versione in casa pugliese, qual è di quell'incontro? Se c'è stato l'incontro, però il famoso pronostico di Padre Pio, perderete ma vincerete lo scudetto. Lo scudetto, È perderete a vero, Foggia è domani. vero. Che cosa, la fonte di casa pugliese qual è? Ma è quella che avevamo raccolto poi da tutti i giornali nei giorni successivi e negli anni successivi. Ne hai parlato anche tu molto bene nella biografia di papà. E in effetti anche questo dà un mito a quella partita, a quell'anno molto, molto brillante del Foggia Calcio. La moglie del presidente Moratti, Lady Erminia, devota di Padre Pio, convince il marito a portare la squadra in visita dal frate di Pietralcina. Per molti giocatori quell'incontro si trasforma in un momento magico. Eravamo andati a fare una visita, un po' così, eccetera, e non avevamo potuto vedere. Poi il giorno dopo qualcheduno è scappato, è andato a messa e è andato a trovarlo al Padre Pio. C'ho ancora la pelle d'oca adesso. Cioè, si vedeva una persona, ma non per il sentito dire, proprio vedendola, vedevi una persona. Non dica soprannaturale perché sarebbe un'esagerazione, però vedi una persona superiore alla media, nettamente superiore. Una persona di un magnetismo incredibile. Mi ricordo se andavo a farla anche la messa, mi ricordo che lui era sui gradini dell'altare, lì ci ha presentato uno per uno. Non so degli episodi che dice del risultato, domani perderete, però vincete il campionato. Quando ha detto domani perderete non ci stavamo, perché ha detto cominciamo a non perdere e dopo lo scudetto si vedrà. Padre Pio, quando l'abbiamo incontrato, fu, almeno fino a che l'ho sentito io, abbastanza pesante, perché disse, ma voi cosa volete che avete tutto? Allenatore Elenio Herrera, il mago, e Il qui casca mago del nord. l'asino, Certo.
E qui casca l'asino, insomma. Fino a quella partita il mago per antonomasia. Era un c'era un solo Dopo mago. quella partita il mago del nord, perché nacque quel Nacque giorno il mago del sud, ufficialmente. Oronzo Pugliese. Era nell'aria che questa nomina ufficiale, mai l'occasione fu propizia di rendere ufficiale questa nomina a Esatto. mago di Turi. Infatti, quando qualcuno ricorda mio papà come il mago di Turi, io aggiungo sempre che in effetti nasce come il mago del nord la denominazione, perché era in contrapposizione al Sì. mago del, cioè scusa, era il mago del sud in In contrapposizione al contrapposizione, mago del nord, sì. Adelenio. Sì. Vabbè, quello fu un fenomeno che la stampa seppe cavalcare benissimo, enfatizzando questa rivalità che sicuramente c'era, però fu portata a livelli più Sì, alti è dalla stampa chiaro, che faceva il suo mestiere. certo, Faceva il suo indubbiamente. mestiere. Forza Foggia, oggi ancora vincere. Forza Foggia, e di primi. Senti, ma dove hai visto la partita? In che settore? Grazie, l'ho vista nel settore della tribuna laterale, lato attuale Curva Sud, che all'epoca era Aviazione, Aviazione. si chiamava Regino Lisa, lato Gino Lisa. Dove stavi in quel momento? Senti, io posso dire che c'ero, come tanti altri sugli spalti, però io ero uno dei racchettapalle del NAG di Vittorio Eronia e sono stato per tutta la partita lungo la fascia della vecchia gradinata. Quindi ho visto scorrere, correre Domenghini, Facchetti, Micelli, Valadè. Quel grande Foggia indimenticabile, per me è veramente stata una partita che tutti hanno definito storica, però senza retorica è proprio vero. Mi piace per esempio ricordare, anche se la conoscono tutti, la formazione di quel Foggia. Era Moschioni, Valadè, Micelli, Bettoni, Rinaldi, Micheli, Favalli, Lazzotti, Nocera, Maioli, Patino, allenatore Oronzo Pugliese. Chi è che non giocava quel giorno? No, giocava il Foggia, giocava nella formazione tipo. L'Inter aveva due assenze importanti. Non c'era il portiere titolare Giuliano Sarti, C'era Di Vincenzo. sostituito da Di Di Vincenzo, Vincenzo, sì. e non c'era il mediano Tagnin, che era un mediano grintoso, tignoso, Tignoso. sostituito Faceva. da Malatrasi. Però mentre l'assenza di Sarti non si è fatta notare perché i gol sono stati tutti imparabili. Sì. In verità Di Vincenzo ebbe qualche incertezza nel primo tempo, però sui gol nessuna responsabilità. Questa partita di cui conservo un ricordo non tanto per le azioni da rete, i gol, quanto per tutto il clima c'era, che caratterizzava questa partita. Mi ricordo proprio il pubblico, l'aria Sì. degli spettatori, c'è questa attesa di questa grande squadra, l'alone che rivestiva Per l'Inter, la no? prima volta a Foggia una Che grandissima squadra, sì. calava per la prima volta una grandissima squadra. La squadra più forte del mondo, La credo. squadra mondiale, una squadra mondiale, per cui questo pubblico che non era il pubblico appassionato, accecato dal tifo per il Foggia, no, ma il pubblico che aspettava la discesa in campo di questa grande squadra mitica. Quindi non si aspettava tanto il Foggia Era anche quanto rispettoso l'Inter. nei confronti Ma di c'era questa squadra. un rispetto incredibile, per cui ecco, si apprezza oggi a distanza di 50 anni quasi la purezza, la pulizia, ecco, la pulizia di questo pubblico. C'è un pubblico pulito, genuino, la Ingenuità, genuinità, no? Che si la genuinità. aspettava
di veder scendere in campo e quindi l'esibizione più che altro di questa, come una venerazione di questa squadra. Come molti ricorderanno, il primo tempo finì 0-0, non ci furono molte azioni, anzi ci furono un paio di parate di Moschioni che salvò il risultato, però la ripresa fu tutto un altro discorso. Abbiamo visto tra gli altri che in tribuna c'era niente meno che Angelo Moratti, il presidente dell'Inter. Durante l'intervallo fumava tranquillamente, non sapendo cosa gli aspettava. Si aspettavano forse una vittoria facile, sì, secondo te? Il tiro, Nocera. Il tiro del terzo gol, quello della vittoria, partì di qua, Nocera. Dopo aver ricevuto il pallone da Maioli, in verità il pallone fu deviato anche da Suarez. Se si guardano attentamente le immagini, il passaggio di Maioli, in effetti è stato il passaggio di Suarez. Nocera con una finta sbilanciò Guarneri e lasciò partire una bomba di sinistro che andò a finire nell'incrocio dei palloni sulla sinistra. Quello fu il gol che penso anche Nocera ha ricordato per tutta la vita in un modo indelebile. Non tanto l'esultanza per gli abbracci a Nocera, quanto l'esultanza un po' defilata del compianto povero Paolo Mazzotti, che da solo si buttò a terra, e all'epoca il campo era in terra battuta con la Sansa, no? Buttò a terra, ecco, lui con la testa, no? E la testa batteva, per la gioia, batteva la testa contro il terreno, cosa era? Per la gioia che provava. Il primo gol fu su punizione di Maioli. In quest'area Maioli tirò un tiro a foglia morta proprio davanti a Mariolino Corso, veronese come lui, che era lo specialista di queste punizioni. Il tiro a parabola andò a finire quasi all'incrocio dei pali e colpì la traversa. Il rimbalzo fu subito raccolto da Lazzotti, che stoppò di petto e insaccò. Ci furono proteste da parte dei tifosi, dei difensori dell'Inter, specialmente Picchi, però fu l'arbitro Francescon di Padova che confermò la bontà del gol. Ovviamente lascio immaginare che cosa c'era in questa, sui vecchi spalti dello Zaccheria. Era una cosa indescrivibile. L'Inter cercò di reagire, però il Foggia raddoppiò dopo 4 minuti, e fu il gol di Nocera. Nocera fece un gol che non rispecchiava assolutamente le sue caratteristiche, perché Nocera era molto bravo, aveva la caratteristica di essere implacabile nei lanci quando veniva lanciato, perché aveva una falcata poderosa e aveva un tiro secco e preciso. Raso terra. Mentre in quell'occasione sul passaggio fece una finezza, cioè con il tacco, cioè portarsi avanti il pallone. Si portò il pallone di lato, sbilanciando Guarniere e Picchi, mica gli ultimi arrivati. E con un destro sporco, segno il gol del 2-0. Boato, potete sicuramente solamente immaginare. Chi c'era quel giorno deve andare con la memoria a questo strepitoso episodio. La reazione dell'Inter fu furibonda, insomma, non potevano sicuramente accettare i campioni del mondo, non potevano sicuramente accettare un 1-2 terribile. E difatti in 10 minuti pareggiarono con Peyró e Suarez. Ovviamente lo stadio era ammutolito, perché
Paura? Paura, notevolissima paura da parte di tutti, da parte soprattutto dei giocatori, che però reagirono in una maniera eccezionale. Dopo qualche minuto Nocera, appunto, in quel posto, risolse quella partita che a distanza di 50 anni noi ricordiamo ancora senza vergognarci di ripetere sempre le stesse cose, perché quella fu la partita. Giovanni, io ricordo anche i due gol dell'Inter, perché dopo il 2-0 di Nocera, di Vittorio, sì, l'Inter scatenò, ti ricorderai, un attacco, così come nella tradizione della grande Inter, riuscì a recuperare, riuscendo a fare il primo gol con Corso e poi con Suarez. Sì. E lì francamente subentrò un po' di scoramento nel pubblico e in chi guardava il match. Mm. Però devo dire che invece i ragazzi, Vittorio trovò quel gol meraviglioso, scartando Picchi e Guarnieri, fintando a destra, andando a sinistra e con un tiro secco, bruciante all'incrocio dei pali, fece un grandissimo gol. E lì la partita, a parte gli ultimi minuti molto sofferti, dichiarò che il Foggia indubbiamente aveva rappresentato quel giorno il meglio del calcio. Così fu scritto in parecchi giornali titolatissimi all'epoca. Guarda, il rientro di papà, come sempre impegnato anche nelle interviste di fine partita, di solito avveniva verso le ore 18, per cui in quel giorno chiaramente l'entusiasmo era alle stelle. Io ricordo che papà, noi abitavamo in una traversa poco lontano dall'Immacolata, che ben conosci, e papà rientrò a casa. I condomini erano affacciati dalle varie finestre, perché chiaramente conoscevano papà, ormai vivevamo da quasi 2 anni, i primi 2 anni di Foggia, noi siamo rimasti a Foggia 4 anni, i primi 2 anni abitavamo in una zona diversa, negli ultimi 2 anni abitavamo accanto alla chiesa dell'Immacolata. Lì ci furono grandi applausi, scrosci di applausi, il portiere che... come in tutti gli stabili dell'epoca c'era, ma non lavorava la domenica, venne fuori dal suo appartamento per abbracciare papà, e poi papà rientrò come sempre a casa da mia mamma, che chiaramente era felicissima, lo abbracciò, e in un grande clima di serenità, di soddisfazione professionale, umana, perché immagina nel 65 una squadra di provincia che batte la grande Inter, campione intercontinentale, chiaramente la soddisfazione era enorme. Poi, come ricorderai, all'epoca, se non sbaglio, veniva trasmessa la partita alle ore 19, un tempo, e fu, infatti papà rimase molto attento allo svolgimento della partita in televisione, chiaramente con grande gioia, grande soddisfazione per... Quindi si rivide entrare come un forsennato, come era nel suo carattere vulcanico, verso Vittorio per abbracciarlo. Vittorio. Mi pare che fu ammonito per questo gesto. E sorrise e fu ammonito. Vabbè, poco male. Fu ammonito dall'arbitro, sì. Sempre forti in Serie B e testosi siamo entrati in Serie A. Siamo forti nell'attacco, siamo forti in difesa e vogliamo sempre gol. Forza Foggia, forza Foggia, oggi ancora vincere. Forza Foggia,
ed i primi noi saremo. Forza Foggia, forza Foggia, oggi ancora vinceremo. Forza Foggia, forza Foggia, ed i primi noi saremo.